piace. Mamma, mi puoi lavare questa maglia? Mi serve stasera. Sì, dammi, tanto devo fare il bucato. Vediamo un po' se mamma ha fatto il bucato. Ma cosa ha fatto la mia mamma? Mamma! Sicuramente è stata colpa del tuo babbo. Papà! Mi hai rovinato la maglietta! Io? Io non ho fatto nulla! Devi essere stato per forza te, queste cose mamma non le fa! Meno male che le mamme non sbagliano mai. Prodotti sono magnifici. Non te ne pentirai. E una ragazza come noi ti pentirai. No, no, grazie. Io voglio rimanere così come sono. Prova il nostro prodotti. Guarda come sono bella. Guarda come sono bella. Guarda questi gioielli, quanto sono belli! Per noi è la normalità e presto sarà la tua realtà! Prova questa crema e la tua pelle sarà più liscia! Aspetta! Compra questa crema e questo trucco! Questi pettini, sarebbe affascinante! I ragazzi vogliono questo! Non me ne frega nulla, i ragazzi che finiscono la semplicità. Adesso andatevene. No! Quanto mi piacciono le ragazze! Con dei bei capelli! E con il trucco! E con dei bei gioielli! Hai capito, vero? Guarda! Hai capito? Basta! Mi avete convinto! Parto! Sorridi. Ha fatto un bel lavoro. Che carino. Thank you.
Caccio è di chi lo ama. Uffa, basta con questi stereotipi. Basta! E ci venite a dare la colpa a noi. In che senso? Certo che è colpa vostra. Voi ci fate credere. Voi ci convincete che. Voi ci costringete a. Noi siamo solo i vostri sogni di plastica. Siete voi che ci avete fatti così. Siamo i vostri sogni di plastica. Noi siamo una vostra creazione. Noi, dentro questa scatola, siamo solo uno specchio della vostra vita reale. Siete voi ad essere pieni zeppi di stereotipi e pregiudizi. Soprattutto fra maschi e femmine. Noi? E nemmeno ve ne rendete conto molto spesso. Davvero? In che senso? I maschi giocano a calcio. Non piangono mai. Le femmine si truccano per apparire. E stravedono per i gioielli. Le mamme stirano, lavano. E si occupano dei figli. I papà viaggiano sempre e spesso per lavoro. Eh beh. In effetti. Beh, forse è vero. In effetti. Non ci inventiamo mica niente. Sfruttiamo solo le vostre debolezze. Per convincervi a comprare le cose. Siete voi che ci avete voluto così. Questa partita è la vostra. Aiutatemi! Ma dobbiamo liberarla! Gente, dobbiamo organizzarci! Ma davvero siamo pieni zeppi di stereotipi? Oh mamma, io non li voglio! Nemmeno io! Oi oi, ma io gli stereotipi non li voglio! Scusate la domanda, ma che cos'è uno stereotipo? È un'opinione rigidamente precostituita su persone o gruppi sociali, luogo comune. Ma magari anche i nostri genitori hanno gli stereotipi! Oddio! Potrebbe averceli tutto il paese di Vecchiano! Tutta l'Italia è invasa dagli stereotipi! Bisogna subito fare! Capire! Sapere! Cambiare le cose! E se gli stereotipi fossero già in tutta Europa? Il mondo! La galassia! Aiuto! Calma, calma! Anch'io sono agitato, ma procediamo con ordine! Intanto, cominciamo ad indagare nella zona di Vecchiano! Andiamo! Prendi la telecamera. Andiamo a scovare gli stereotipi. Prendiamo le bici. Ma non sono le nostre. Andiamo a corsa. Dai, dai. Buongiorno signora. Buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Buonasera. 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 Mi scusi, vorremmo farle un'intervista. Prego, prego. Le vorrei fare un indovinello. Sì. Gli posso fare degli indovinelli? Le volevamo fare delle domande, un gioco, un indovina chi. Si chiama indovina chi. Praticamente io le faccio delle domande e lei deve rispondere se questa persona è maschio o femmina. E lei deve rispondere se è maschio o femmina. Ok. Allora, il primo è: ama fare gli addominali e le flessioni. Ama i percorsi militari. I suoi colori preferiti sono il blu e il nero. È maschio o femmina? È maschio o femmina? Maschio. 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 Direi un maschio. Maschio. Femmina. Prossimo indovinello. Seconda persona. Si arrampica sugli alberi. Non piange mai. Ama il calcio e tifa Juve. È maschio o femmina? Maschio. 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 È maschio. Io tifo per la Juve.
Maschio, se ti fai un bene. No, è femmina, femmina. Se nemmeno del pallone non si interessa. Allora. Ora si va. La terza. Ha paura dei cani. Ama disegnare. E cura molto i capelli. Femmina. È maschio o femmina? Femmina. Femmina. È femmina. Femmina. È femmina. Femmina. Si fa per fare l'alternanza. Maschio. Femmina, non fissate le donne, va bene. Allora, le istruzioni erano che la prima era una femmina, quella che amava fare gli addominali. Il secondo, quello che si arrampicava sugli alberi, era anch'esso una femmina. Ciao! Ciao! Ciao, sono Melissa e non piango mai. Già, è vero, sto sempre a ridere, per questo ti chiamo schizzata. Il terzo invece era un maschio. Abbiamo vinto perfettamente il contrario. Ma erano difficili comunque. Tutto il contrario. Al contrario. Vabbè, hai sbagliato tutto. Sbagliate tutte. La prima domanda è un indovinello. Ha un'impresa, lavora fino a tardi, ha la responsabilità di gestire il personale. È maschio o femmina? Femmina. Come mai non è cascata nel trabocchetto? Perché sono io. Come ha gestito o gestisce la routine familiare? Figli, pulizia della casa, genitori o suoceri anziani, eccetera? Con molto sacrificio, abbinando le ore di lavoro con necessità ovviamente familiari, facendomi aiutare un attimino casa, nei lavori di casa e rinunciando a priorità e interessi personali. Ha mai rilevato comportamenti di disapprovazione o critica da parte di familiari, parenti o amici per il fatto di lavorare molto? No, ho avuto molta collaborazione in casa, sì, da parte di mio marito, perché anche lui ha l'attività propria, quindi ha capito sempre l'esigenza di lavorare per conto proprio. E quindi mio figlio è cresciuto così, in questo ambiente dove c'è stata sempre collaborazione. Chi prima arriva a casa, prima apparecchia, prima partecipa. Crede che la nostra società aiuti le donne a sviluppare la propria professionalità al di fuori delle mura domestiche? Sicuramente la società penalizza le donne a sviluppare la propria personalità, perché comunque la donna ha dei bisogni diversi nella famiglia. L'uomo sicuramente è più dipendente dai bisogni familiari, quindi è più penalizzata la donna. Crede che gli esseri umani possiedono le armi giuste per combattere gli stereotipi che essi stessi creano? L'essere umano può fare tutto. In questo caso combattere l'ignoranza, combattere le idee ormai passate, che però continuano a persistere nella società. Avventure come queste sono molto importanti, aprono gli occhi a tutti. Fate bene a continuare a farle. Forza ragazzi, forza! Abbasso gli stereotipi! Con queste prove abbiamo vinto la partita. Andiamo a liberare quei poveri disgraziati imprigionati nella televisione. Aiutatemi! Aiutatemi! Andiamo! Ce l'abbiamo fatta! Adesso possiamo liberarla. Yes, we can! Di nuovo con noi! Finalmente liberata!
energia a parlare. No, convincervi. Sfruttiamo solo le vostre debolezze. Per convincerci. Posso dire io? Aspetta, mi sono sgurato. Per convincervi a parlare. Te ti devi convincere a imparare l'italiano. Per convincervi a comprare le cose. Bravo. Ci avessi buona. Il naso e le orecchie. Ci sono le buie. Siete voi ad essere più. Ora ti spacco tutto. No, ma. Se no, pensalo, nel senso. Fermala o me la si divide. No. 3. Dateci una R. Dateci. Da sola. Dateci una R. Dateci una R. Dai, fate un braccio. Scusate. Dai, scusa, sei bellina, un altro cincinino. No. Dai. Beatrice? La basina, dai! La vergogna! Va bene, le farbici! Poi però deve essere messa nel pezzo. Continua. Oddio. Uscita dalla luce. Con dei bici... Guarda questi gioielli, quanto sono belli, per noi è la realtà e... No, niente labbra, no, le labbra no! Non si fa nulla! No, le labbra no! Dai, cartello, dai! Poco, te lo prometto, un gocciolo! Ma così? Si mette alla fine del film!